La sensazione è bellissima perché in tanti anni di pallavolo non mi era mai capitato una location di questo tipo e devo dire che è suggestiva e devo dire anche emozionante perché trovarsi all'interno del cuore dell'aeronautica militare, ospite appunto della, del 37 stormo, è veramente qualcosa di eccezionale. Sono orgoglioso e emozionato. Ci metteremo su uno di questi caccia sicuramente e andremo a perderci fra le nuvole. Metaforicamente è chiaro che il volo è il nostro, come dire, il nostro simbolo, il simbolo del, del caccia, della nautica, il simbolo nostro. Noi spiccheremo il volo, speriamo di arrivare e avere un atterraggio morbido per noi è un'occasione sinceramente unica e di grande pregio perché la nostra idea è quella di dare supporto al territorio in tutto e per tutto, condividendo le eccellenze come questa, in questo caso del Marsala Volli che è un'eccellenza riconosciuta ci fa molto piacere anche perché lo sport in generale raccoglie eh, gli stessi ideali che raccogliamo anche noi quelli della tenacia, dell'impegno della dedizione, della costanza tutti aspetti che riconosciamo anche noi nella passione in cui portiamo avanti il nostro lavoro in cui esprimiamo la nostra professionalità e ancora una volta siamo a servizio del paese, a servizio della comunità locale in tutto e per tutto. E siamo sempre stati aperti e continueremo ad esserlo perché queste manifestazioni sono ancora una volta una manifestazione di eccellenza che ci piace supportare sotto tutte le forme possibili, ci piace in qualche modo essere uniti e essere vicini a questo contesto sportivo perché lo riconosciamo un po' come nostro con passione e con dedizione verso un lavoro che portiamo avanti tutti i giorni. Molto entusiasmo per la presentazione c'è stata questa sera al 37 stormo e ringraziamo ovviamente per l'ospitalità. Tutto organizzato molto bene, siamo pronti per questa nuova avventura che inizierà sabato e vi aspettiamo numerosi, un grosso in bocca al lupo a noi. Eh, siamo molto contenti di essere stati ospiti dell'aeronautica militare oggi alla presentazione ufficiale di questa stagione. È stata una bellissima giornata, un bellissimo pomeriggio e eh, siamo contenti appunto di essere venuti qua, abbiamo avuto l'occasione di conoscere questa base. È stato un bellissimo pomeriggio, appunto siamo molto contenti di essere in, questa, in questo luogo, in questa base. E Diciamo che comunque è una, un onore aver potuto fare una presentazione in un posto del genere perché non capita tutti i giorni avere l'opportunità di essere ospiti così importanti diciamo? Credo che sia importante soprattutto perché Marsala per il nostro comitato rappresenta sempre la società di punta, eh, una società che serva da traino, da stimolo per tutte le altre società, per cui credo che sia veramente importante magari che da, proprio da questo luogo anche le ragazze possano prendere il volo e portarci nella categoria superiore che ce l auguriamo tutti perché veramente la provincia di Trapani ha bisogno di essere rappresentata anche nei massimi campionati nazionali e credo che veramente sia doveroso dire Fare i complimenti alla Marsala Volle per quanto riguarda questo campionato che le ragazze si apprestano ad affrontare. Essere qui è importante ed è in continuità con tutte le attività che comunque il 37 Stormo ha fatto in collaborazione con il mondo sportivo, con il CONI e con le società sportive. Poi, in particolare, lo sport della pallavolo con il volo ha delle connessioni ben precise. Diciamo che ci sono tanti gesti sportivi che, pre che prevedono la fase di volo e quindi più che mai ci troviamo nel posto giusto. Alla fine di questo volo avremo una battuta, una scacciata da parte del, del, di questo sport e sicuramente la base, così come per l'aeronautica, anche per lo sport, è importante affinché i voli che si possono spiccare siano sempre eh, con ottime finalizzazioni sono sicura che la squadra del Massaravolle riuscirà in volo e per terra a fare degli ottimi risultati. Questo abbinamento con la squadra di pallavolo e la location mi sembra perfetto quest'anno, perché siamo all'interno della, della base del 37 stormo, quindi qui c'è l'aeronautica militare, qui si vola, e quindi, quale migliore auspicio per iniziare questo campionato del volley Marsala all'interno di questa struttura per augurare il meglio a questa squadra che possa finalmente prendere il volo per il salto di, di categoria e passare nella categoria A2? Mettere insieme le migliori risorse del territorio, in questo caso essere ospitati dall'Aeronautica Militare, che rappresenta all'interno del territorio lo Stato l'istituzione, è un motivo di orgoglio per la città di Marsala e come leva della, per la la promozione turistica riguarda lo sport, riguarda la pallavolo, un connubio perfetto, quindi è tutto un, un sistema che grazie allo sport e alla buona sinergia riesce a veicolare il nostro brand città di Marsala e con la città di Marsala il nostro entusiasmo affinché questa stagione, possa andare, stagione sportiva possa andare al meglio, nel migliore dei modi per il successo della nostra comunità intera. È assolutamente importante, importante perché c'è questo avvicinamento delle istituzioni con l'attività sportiva, con le attività che sembrano meno importanti ma che importanti invece, invece lo sono per tutto ciò che invece eh, rappresenta contrasto alla violenza, eh, contrasto ai maltrattamenti, perché lo sport è tutto questo, è aggregazione e condivisione di valori. Il fatto di essere all'interno di un centro operativo che ormai non, non è solo una, una nostra tutela militare ma è anche una tutela dal punto di vista civile. Mi pare sia stato un fatto veramente doveroso in questo momento fare eh, questo incontro all'interno dell'aviazione che si è dimostrata vicina all'Ordine sport vicina alla cultura e vicina ad ogni forma di bellezza che è la Sicilia.